Carissimi, salve, la sorte è davvero un punto interrogativo inesplicabile. E sono ancora in questa casa e non ci sarei dovuta essere, avrei dovuto lasciarla e andare nel nuovo luogo in cui starò per i prossimi tempi. E invece le cose si sono molto complicate, quindi vedrete questo scenario abbastanza apocalittico perché ancora, diciamo, dismesso per il trasloco per l'appunto, e un po' confuso perché ancora ci sono pacchi, vuoto in un certo qual senso, ma questo era semplicemente l'antefatto per spiegarvi un po' semplicemente perché i miei video sono ovviamente meno numerosi e quindi capirete perché, insomma il periodo è sicuramente impegnativo. Ma sono felicissima di registrare questo video perché questo è, mi auguro, l'inizio di una lunga serie di collaborazioni, di una collaborazione in particolare che per me è davvero preziosa, che è quella con Paola, alias Gattaluna Kimono Blu, qui su YouTube e anche su Instagram. Che troverete ovviamente con il link a cui che vi indicherò in descrizione e che è ormai una presenza preziosa per me. I suoi video quasi giornalieri mi danno sempre grande serenità, grande leggerezza, anche molta leggerezza, ma anche tanti spunti di riflessione, perché dietro la leggerezza di quella grandissima donna che è Paola, c'è tantissimo, c'è uno spessore, che è difficile, da non vedere immediatamente. Paola, innanzitutto, sta facendo un'opera preziosa. Perché credo abbia giusto un paio d'anni in più di me e si muove agevolmente sui social in maniera, davvero devo chiederle tantissime delucidazioni. Ormai il suo canale ha preso davvero il via con grandi numeri, quindi non sono certo io che la devo presentare. Ma le poche persone che ancora non avessero avuto il piacere di andare a conoscerla, di poterla conoscere, ecco, non ve la perdete. Che succede con questo video? Gliel'ho proposto perché? Perché un'altra grande donna, di una simpatia, inenarrabile, che io seguivo e dico seguivo perché per ora ha interrotto con i video su YouTube. Era colei con la quale in effetti avevo iniziato a fare questa serie di video. Ed è Paola del canale Paola Style. Io e Paola Gattaluna Kimono Blu ci auguriamo che Paola prima o poi si decida a tornare. E quindi questi video che ora condividerò con Gattaluna Kimono Blu possano eventualmente, perché no, ritornare e ampliarsi con un trio. E chissà, magari in futuro vedremo anche a persone anche di diverse età dalla nostra. Sarebbe bello anche fare un confronto allargato. Ma andiamo a noi, di che cosa si tratta? Si tratta dei preferiti del mese un po' rivisitati. Perché? Perché Illo Tempore avevo messo, proprio perché Paola risiedeva in Lombardia,
insomma, nei pressi di Milano e io qui a Napoli, avevo messo come ultimi punti cronache dal nord e cronache dal sud, cioè eventi, episodi che avevano caratterizzato le nostre zone, così per parlare un po' anche di questo tipo di ambiente che ci accoglie in maniera uguale e differente allo stesso tempo, quindi essendo nella stessa nazione, ma collocandoci per cliché e per effettiva realtà in ambiti diversi, quindi lo trovavo un punto carino. Andiamo a noi allora, questi punti, partiamo con questi punti e il primo preferito riguarda il film o la serie TV preferita del mese. Allora, di primo acchito, e ve ne ho già parlato, la serie vi indico una serie preferita. Perché? Perché mi ha molto colpita. Si chiama Cucina e Cambiamento e la si può trovare su Netflix. Perché mi ha molto colpita? Perché è una serie, una docuserie in cui un famoso food blogger americano, credo anche chef, ma non ne sono certa, crea questa serie di puntate partendo da un libro scritto da appunto una professoressa afroamericana e che narra attraverso il cibo proprio la storia degli afroamericani e a partire dal processo di colonizzazione, dall'imposizione della schiavitù, eccetera, eccetera. È molto commovente perché fa un viaggio appunto negli aspetti culinari della loro cultura e però riporta anche delle specificazioni storiche che toccano. E mi fa molto piacere perché sto approfondendo molto l'argomento e capisco che, come per la storia delle donne, così la storia degli afroamericani non è stata mai raccontata, non è che non è esistita. Quindi là, per esempio, troviamo molti personaggi emblematici che dovremmo conoscerli tanto quanto altri personaggi caucasici, mettiamola così. Quindi sicuramente vi segnalo Cucina e Cambiamento su Netflix. Prodotto make-up preferito del mese. Allora, le pochissime volte che mi sto truccando perché con la mascherina mi dà fastidio, fa caldo, mi scoccia macchiarla, però di tanto in tanto devo dire lo sto facendo e ne sono molto lieta. Invece troverete Paola che fa dei tutorial, dei get ready with me, fantastici, quindi andate da lei assolutamente. Ma io cosa ho fatto? Ho colto l'occasione per terminare, perché ormai l'avevo già da un po', questo prep and prime di MAC che avevo comprato tanto tempo fa, molto tempo fa, e che mi permette di avere la protezione solare che è l'SPF 30. E quindi ovviamente di creare un po' una base per le imperfezioni e vi devo dire la verità, io lo faccio sino a qui, cioè fino a dove scompare il viso con la mascherina, perché in Campania dovete sapere che ancora c'è l'obbligo della mascherina anche all'esterno, in ogni caso. E quindi lo uso in maniera tale che, soprattutto il contorno occhi è più delicato, insomma, abbia una protezione e comunque abbia una colorazione, un ottimo prodotto. Io mi sono trovata bene, mi sono trovata sempre bene. Poi, brano musicale del mese. Allora, come brano musicale del mese, vi segnalo canzone che mi fa davvero impazzire, che è quella, io cerco di trovarvela subito, che è quella di Ornella Vanoni,
Non ricordo con chi la sta. Ora la trovo subito. Eccola qua. Ok, con Colapesce di Martino. Ok, che si chiama Toy Boy. Perché? Perché è l'ironica canzone di una donna che si trova questi due ragazzi che vogliono assolutamente essere i suoi toy boy, cioè i ragazzi giocattolo, e lei dice: ma lasciatemi stare, lasciatemi in pace, ma insomma, no? Quindi lei nella canzone: ma chi vi pensa, ma c'ho altro da fare, ma i toy boy, ma figurarsi. E alla fine la canzone conclude epicamente, ma quasi quasi un pensierino ce la faccio. L'ho trovata una canzone meravigliosa, geniale, orecchiabile, ascoltatela perché è davvero ironica, divertente, no, non ve ne pentirete. Per quanto riguarda il prodotto per la cura del corpo e del viso preferito del mese, vi indico una crema corpo che è della Filatox, non ricordo, della aspettate un attimo, non ricordo bene, ma casomai ve lo scrivo giù, ecco, magari ve lo scrivo nei commenti, non nei commenti, in descrizione, che è una crema corpo che mi ha regalato Alessandra, la pin-up dei libri che mi è venuta a trovare per il mio compleanno. Mi ha regalato una serie di cose, tra cui questi prodotti per il corpo, e in particolare questa crema che è al tea tree. Quindi è una profumazione balsamica, mi è piaciuta tantissimo e la trovo adeguata per l'estate perché non è grassissima, è fresca e mi sono trovata e mi sto trovando veramente bene. Poi, libro, fumetto, graphic novel preferito del mese. Allora, in questo caso vi narro di questa magnifica lettura che non ho terminato, come un po' tutti i saggi, se non mi servono proprio in toto per lavoro o per altri motivi, in genere leggo delle parti che mi interessano e in questo caso ho fatto una panoramica. E sicuramente lo approfondirò, ma perché vi dico che è il preferito e perché lo voglio approfondire? Perché questo testo che si intitola Le idee dentro la donna di Jean S. Bolen è un libro in cui questa psicoterapeuta, psichiatra di formazione junghiana. Cosa fa? Suddivide, come tutti, diciamo, gli psicoanalisti junghiani che si rifanno agli archetipi, suddivide però, nel caso specifico, le donne in due macrocategorie, e in queste due macrocategorie le suddivide a sua volta in tre tipologie che vengono identificate a miti, perdonatemi, a figure, a dee, quindi alle figure mitologiche riferite a dee, e che sono in particolari quella che le suddivide in le dee vulnerabili e le dee vergini. Ogni tipologia di dea, quindi, potrebbe essere quella prevalente, secondo la sua teoria, in una donna, ma non solo nella donna, anche nell'uomo, perché l'aspetto femminile non è esclusivamente proprio della donna, ma esiste anche nell'uomo. Però, diciamo, parlando in generale delle donne,
lei fa questa distinzione. Quindi le dee vergini che sono identificate in Artemide, quindi dea della caccia e della luna, Atena, dea della saggezza e dei mestieri, ed Estia, dea del focolare e del tempio. Queste sono le tre dee vergini. Perché vergini? Perché sono impenetrabili. Attenzione, non stiamo parlando letteralmente, però identificano effettivamente questo tipo di tipologia come donne impenetrabili, più centrate verso la realizzazione delle proprie aspirazioni che non effettivamente verso la famiglia. Mentre le tre dee vulnerabili, che sono Era, Demetra e Afrodite, quindi il prototipo della madre, della figlia e della sorella, e le definisce le dee vulnerabili, quelle che sono poi dedite più alla cura degli altri, meno all'essere centrati su se stessi, quella tipologia di donne che può essere manipolabile, proprio per questo vulnerabili. Però perché voglio approfondire? Perché chiaramente mi sono fatta questa idea generale, ma se io dovessi, prendendo me come esempio, vedermi in percentuale, devo dire che non mi riconoscerei totalmente in una di queste figure. All'inizio sì, quando ho letto velocemente, mi ero riconosciuta in una delle tre, in 70% in una delle sei e in un 30 in un altro. Poi leggendo vedevo che c'erano delle cose che cozzavano completamente con la mia personalità e che inquadravano quella determinata figura. E quindi è interessante perché chiaramente ognuna di noi ha una serie di percentuale di quella tipologia di immagine, di archetipo, ed è interessante quindi capire quale prevale, ma anche quale prevale e quale soccombe anche solo in diversi momenti della vita, del periodo. Ed è un'analisi molto molto interessante perché comunque a prescindere dalla categorizzazione ci consente di fare un percorso nella psiche, nel comportamento sociale e personale. Quindi sicuramente è un libro che vi segnalo e che è il preferito del mese. Cibo, preparazione culinaria. Allora, io vi dico che ogni giorno mangio un gelato diverso. Ovviamente avrei potuto dirvi il Magnum Paradiso che mi è piaciuto tantissimo, il Rocher altrettanto buono, un altro che supera tutti, non c'entra niente con le novità, ma è l'Oreo Stecco che per me è il più buono in assoluto. Perché ha la copertura di cioccolato, ha un sottile strato di biscotto tipo re e poi la crema che per me è. Ma cosa vi voglio invece segnalare? Questi che come vedete sono finiti ampiamente. Questa confezione conteneva 8 panini dolci della Morato che molti di voi secondo me conosceranno. La Morato è una di quelle marche che non è che si faccia tanta pubblicità, ma secondo me è molto conosciuta perché a livello pratico penso che molti abbiano comprato i panini Morato. Sapete i panini al latte, i classici panini al latte, non quelli Mulino Bianco, che poi mi pare che nemmeno ci siano, voglio dire. I mulini al latte Morato sono un classico. Cosa vedo nei miei occhi? Morato, nuvolatte si chiamano. Novità. Latte e cacao con farina integrale 20% di latte. Allora, curiosissima, vi dico: si sente il sapore di cacao, non di cioccolato, di cacao, leggerissimo, ma si sente perché io la mia paura era ci sarà solo il colore, invece si sente il sapore di cacao.
La farina integrale non si sente più di tanto, quindi a chi non piace l'integrale non avrà problemi. Ma ovviamente sono 8 panini, immaginate che per me comunque è rimasta aperta per una settimana, anche mangiandola tutti i giorni, non ho mangiato uno tutti i giorni, ma quasi perché l'ho provata con la marmellata, con la Nutella, da solo. Insomma, l'ho sperimentato in ogni modo, tutte perfette, marmellata buonissima, Nutella buonissima, e non è sdolcinato con la Nutella, perché vi assicuro non è un panino dolce. Ed è rimasto sempre, sono rimasti fino all'ultimo umidi, non si sono seccati, ma senza il sapore alcolico che hanno molte merendine per rimanere umide. Quindi, anzi, io voglio vedere se c'è dell'alcol, ma io non lo vedo, ragazzi, quindi un prodotto davvero. Sì. No, ma perché non si sente, lo avrei sentito. Non lo vedo proprio. Ma per voi, guarda, vi posso dare un suggerimento. Se non siete a dieta, ma anche se siete a dieta, perché sono leggerissimi, veramente. Considerate, sono 3 fette biscottate, un panino di questi, quindi ci state. Se mangiate uno con la marmellata, ci siete. E per i bambini, perché tra le alternative sul commercio, devo dire che mi paiono sani, sanissimi e buoni. Quindi per una merenda, per colazione, ci stanno bene. Con tutto il resto, colazione, il latte, quello che prendete, yogurt, eccetera, eccetera, non sto dicendo solo, sto dicendo integrata. Poi capo d'abbigliamento che mi aspettate, questa qua, ecco, ho fatto vedere qualcosa, sì, qui senza tagli e senza inganni, vi faccio vedere questo che non è stirato, lavato ma stirato, che è questo giacchino di Zara, che per me è stato proprio la rivelazione dell'anno, no, perdonatemi, del mese, quale anno, perché? Perché questo per me è stato un jolly, l'ho potuto utilizzare a livello professionale perché comunque è leggero e in contesti in cui io lavoro, tipo tribunale, insomma, mi è stato funzionale, per alternarlo magari anche con semplicemente una camicia a maniche lunghe perché io non vado anche perché c'è l'aria condizionata, diciamo, non, ma nelle aule sì. Non vado in giro maniche sicuramente, senza, però io non lo faccio, così come i colleghi che portano la giacca. E quindi, però, è leggero ed è poi particolare, nel senso non è pesante, voglio dire, proprio classico, classico. È un crop top, quindi un pantalone un po' più alto e questa particolarità lo rende, insomma, un po' meno pesante, insomma, non è che dobbiamo stare proprio ingessati, ingessati. E quindi l'avevo messo era uno spezzato perché in origine era con una gonna, però era pesante. Quindi ho preferito fare lo spezzato con un pantalone. E poi però l'ho utilizzato anche fuori, tirando sulle maniche, un po' di freschino e un jeans carinissimo perché si allaccia. Allora, è scomodissimo da indossare perché Zara ha fatto questa attaccatura, cioè non si stacca completamente, quindi bisogna infilarselo ed è scomodo, questo devo dirlo. Però poi fa un bell'effetto perché poi si mette così e c'è questo nodino, veramente, veramente carino, bello. E poi anche il tessuto mi pare ottimo. Poi, commento i video preferiti del mese. Io qua, questa volta non vi indico uno particolarmente, come posso dirvi, affezionato commovente, perché devo dire che io sono estasiata da molti di voi, lo sanno perché interagisco gli approfondimenti, anche solo con messaggi complessi, ma anche con pochissime parole. Cioè, capisco che alcune persone hanno veramente colto,
anche delle sfumature, quindi devo dire che sono tante, ma io vi segnalo questo in maniera semplice, proprio per non fare dell'autoreferenzialismo, ma lo trovo veramente bello, ovvero semplicemente un ragazzo che mi scrive. Oddio, me lo sono perso. Ma dove sei? No, ti avevo visto. Eccolo, 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 eccolo. Me lo sono perso, ragazzi. Non ci posso credere. Eccolo qua. Allora, io avevo. È un vecchio video. Lui aveva recuperato un vecchio video. Non è nemmeno uno dei miei più recenti. E mi scrive: "Ciao, sono un ragazzo di 23 anni, sono un ragazzo di 23 anni che vorrebbe iniziare ad entrare un po' di più in profondità nella sfera dell'animo femminile. Quali letture mi consiglieresti?" A me è piaciuto da morire, perché? Perché un ragazzo di 23 anni che si interessa di comprendere, presta a dedicare del suo tempo a cercare di capire attraverso letture, non semplicemente attraverso un video en passant di una ragazza o di un ragazzo su un social che chiaramente lascia il tempo che trova, è sempre, voglio dire, non è mai un approfondimento. Ecco, che lui attraverso delle letture voglia comprendere, si capisce. Il livello di attenzione che lui ha e che il livello di approfondimento che vuole ottenere. Con questo cosa voglio dirne? 10, 100, 1000 di questi ragazzi e di queste ragazze. Quindi ti saluto, semmai dovessi vedere questo video, credo fosse anche un ragazzo che passava per caso, però mi fa piacere lo stesso, non è che deve essere iscritto uno per... Dottor Zimal, se non erro. E quindi niente, sono felicissima di questo commento. Accessorio preferito del mese, ma la semplicità fatta persona, ma l'utilità incredibile. Allora, innanzitutto io l'avevo comprato perché lo volevo mettere proprio come accessorio per uscire, però io purtroppo non riesco a mettere gli accessori, o leggo i capelli o li tengo sciolti perché non mi vedo mai. Però a casa lo sto utilizzando ed è semplicemente, e vedete, cioè, avevo questa fantasia per cui mi piaceva, era anche carina, chissà che poi non lo metterò, però mi è funzionale perché? Perché allacciandomi, avendo questi più corti, boom, mi cadono, col caldo che fa, pa, pizzico e via, è proprio veramente, è salvavita, salvavita davvero. Ora... Ultimo punto, le famose cronache dal nord e dal sud. Cronache dal nord e cronache del sud. Parole, fatti e riflessioni del mese dal profondo nord e dal profondo sud. Allora, io ne approfitto per dirvi che in realtà l'evento che vi voglio raccontare non è prettamente da collocare qui a Napoli o nel meridione, perché è un evento che per tutta l'estate, sono degli eventi, delle occasioni che per tutta l'estate troverete per tutto il territorio, ma io lo faccio partire da qua proprio per testimoniarlo. Io questo video lo farò uscire con Paola gli ultimi giorni del mese, ma sarei felicissima spero che voi vediate un video prima di questo qua, casomai ve lo lascio nel link e in ogni modo ve lo lascio anche qui appena esce, lo metterò. Perché? Perché è partita la campagna referendaria sull'eutanasia. Ora, è un tema molto delicato, quindi io non ne parlerò in questo caso e ognuno deve elaborare un proprio pensiero. È davvero una questione che nessuno deve imporre o... È una questione su cui si deve riflettere, ma è partita la raccolta firme, io ci credo moltissimo e sono diventata volontaria a avvocato autenticatore. Cosa significa? Che ai banchetti non sono, diciamo così, non faccio niente, la bella presenza, ma divento un pubblico ufficiale
atto a autenticare le firme di coloro che vengono ad apporre la loro, appunto, la loro firma per raggiungere i 500.000, le 500.000 sottoscrizioni. È utile alla possibilità, appunto, utile alla proposta referendaria sull'eutanasia. Ve ne parlerò in un video, spero presto, con Lorenzo Mineo, quindi farò una sorta di video intervista. E sappiate che in tutta Italia, anche nei paesi più piccoli, se non avete la possibilità, chiedete pure a me, vi darò anche le indicazioni. Vi potete adoperare per creare dei banchetti a vostra volta. Potrete firmare sulla proposta di questi quesiti referendari. Ora, io ringrazio Paola perché mi onora e mi sta onorando con questa collaborazione. L'abbraccio tantissimo, non vedo l'ora di vedere il suo video. Non vedo l'ora di vedere il suo video, perfetto. Io mi butto nella vita. Ah, oggi ho fatto, altrimenti, oggi ho fatto la prima dose del vaccino, finalmente sono felicissima. Problemi a bizzeffe. Voi mi vedete sorridente? Problemi a bizzeffe. Ma non ci importa, andiamo avanti, procediamo finché la vita ce lo fa, finché la barca va, come diceva qualcuno, la buona Orietta Berti. Io vi lascio e vi abbraccio tantissimo. Primo video appena possibile.